Con noi la nuova presidente Silvana Zanetta. Quali saranno i nuovi obiettivi della sua gestione del club? I miei due temi base che mi stanno più a cuore sono da una parte la conoscenza reciproca per cercare di trovare ciò che ci unisce, non ciò che ci divide, e perché sono convinta che è possibile trovare un punto in comune con qualunque situazione, con qualunque etnia. E il secondo è la considerazione del cibo come un nutrimento dello spirito e del corpo. È un argomento infinito che in qualche modo si riallaccia anche al tema dell'Expo, vuol dire giustizia sociale, vuol dire prevenzione di malattie, vuol dire cura di malattie legate all'uso smodato di alcuni alimenti. E poi, viste le mie recenti esperienze di volontariato in Africa, cercherò di far venire prossimamente a parlarci delle recentissime esperienze in Benin il padre che praticamente è il chirurgo dell'ospedale, che ha messo in piedi l'ospedale e che continua a tutt'oggi a operare 20 ore al giorno. Professor Rodolfo Helg, ecco, quale sarà dopo 2000 anni il futuro dell'Europa dopo che è sempre stata protagonista a livello internazionale? Questa è un'ottima domanda, non ho la sfera di cristallo e non glielo so dire con precisione, le posso dire quello che spero succeda io. Come lei diceva, noi per 2000 anni, non tutti assieme ma in ordine sparso, prima i romani, i francesi, gli inglesi, i tedeschi, abbiamo dettato le regole del gioco in questo mondo. Oggigiorno notiamo che il baricentro del mondo si sta spostando. L'esempio classico che uso sempre è questo gruppo internazionale che fiancheggia il G8, il G20, il G2. È stato creato un tavolo che al momento non è ancora molto importante, ma che vede sedersi solo due nazioni, Cina e Stati Uniti. Questo tavolo diventerà sempre più importante, noi non ci siamo. La scommessa per me è diventare più Unione Europea, il che non vuol dire diventare necessariamente gli Stati Uniti d'Europa, ma vuol dire mettere a posto alcuni elementi, e io ho in testa una politica estera internazionale soprattutto, in modo tale che noi ci possiamo presentare sui tavoli internazionali con una voce unica, come in realtà già facciamo sul commercio estero. Il commercio estero, alle riunioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Unione Europea è rappresentato solo da un politico che rappresenta tutti i paesi dell'Unione Europea. Se riuscissimo a fare questo passo anche su altre tematiche economiche, a questo punto diventeremo un interlocutore unico e sicuramente ci siederemo a questo tavolo. Ecco, allora dalla finestra quale sarà l'orizzonte che scruteremo? Un po' nuvoloso o sereno? Ah, non lo so, ovviamente è nuvoloso perché i cieli troppo sereni durano poco. Io non penso, io sono ottimista sul mondo, ma ci saranno cieli nuvolosi e noi dovremmo, qualora avessimo questa forza, contribuire a risolvere i problemi che ci saranno. Se non avremo questa forza, non saremo seduti a questo tavolo, qualcun altro li risolverà per noi. Grazie. Noi siamo in Italia. Che cosa ci lega all'Europa? Prima cosa, la geografia. Siamo attaccati all'Europa, siamo una delle propaggini a sud dell'Europa, perché questo è l'elemento chiave che poi, da cui derivano gli altri, l'elemento storico. Storicamente noi come italiani siamo stati culturalmente in alcune fasi addirittura i propulsori della cultura europea, in alcune fasi i propulsori della potenza europea, la religione, abbiamo una religione comune, una religione cristiana, che non voglio dire che siamo tutti cristiani, ormai l'Europa è un'entità molto variegata, abbiamo la capacità di accogliere altri valori, altre culture, però storicamente ovviamente veniamo da una certa parte, dal mondo, diciamo, il pensiero cristiano greco, insomma. Economia, più recente ci lega moltissimo l'economia, tanto che attorno a questa cosa abbiamo creato
qualcosa che per me giudico tuttora di fantastico, che si chiama Unione Europea. È un momento difficile dire fantastico l'Unione Europea, lo so, però io ritengo ancora, scusate, ritengo ancora che sia una caratteristica importante per noi italiani. E ci arriverò, capirete perché ho questo problema. In questo percorso, noi europei, cui noi italiani, abbiamo donato al mondo tante cose brutte, ne parlavamo poco fa. Le nostre colonie sono state, alcune delle nostre colonie sono state davvero. Noi italiani non siamo molto bravi con le colonie, perché siamo riusciti a fare anche poco. Ma qui vorrei concentrarmi, sono un economista, permettetemi, su un elemento chiave, qualcosa che è nato qui da noi. Sicuramente in Europa, poi si discute se sia una cosa svizzera o più dei comuni italiani, ed è questo sistema economico che si chiama sistema economico capitalista, che non c'era ai tempi. Economico storicamente dato, nato in un certo momento, che probabilmente finirà. Secondo Carlo Marx doveva finire in un certo modo, faccio la necessità del passaggio storico al sistema comunista, socialista, in cui l'uomo sarebbe stato liberato dalla schiavitù del lavoro, dall'alienazione del lavoro. Fantasia tipica ottocentesca, questa scatologia materialista. Ma per quanto mi riguarda rimane l'idea che il capitalismo non c'era prima, l'abbiamo adesso, forse nel futuro non c'è. Suggerisco a tutti voi le migliori pagine sul futuro del capitalismo, non sono di un economista, sono di uno dei più grandi filosofi italiani, forse il più grande filosofo italiano vivente, Emanuele Severino, non so se lo conoscete, scrive su un Corriere. Nietzscheano, il percorso di Nietzsche, per cui dice il capitalismo ha, assieme ad altri fattori, ucciso Dio, permettetemi la parola pesante, e ha ucciso tutte le credenze, trionfando col materialismo. Lui dice che il materialismo si è alleato alla quella che lui chiama la tecnica, cioè il mondo dell'innovazione, una roba un po' più complicata in realtà, ma è il mondo dell'innovazione. Questa alleanza è stata la forza del capitalismo, ma lui dice capitalismo e tecnica sono due cose separate. La volontà di potenza nietzscheana, che il capitalismo ha condiviso con la tecnica, il capitalismo la sta perdendo e gli rimane la tecnica. La tecnica diventerà la struttura dominante del mondo. E lui fa capire tra le righe che la tecnica non solo abbandonerà il capitalismo, ma ahimè per i miei valori politici abbandonerà anche i principi liberali democratici, speriamo, no? E dominerà il mondo. Ecco, questa è una visione futura, io non so se sarà così, ma per me sono le pagine più belle sul futuro del nostro sistema economico. Ma l'area su cui ci soffermeremo in particolare come sorottimiste a questo forum internazionale di Ginevra sarà quello della educazione e formazione delle donne. Voi sapete che il nostro programma fino al 2021 sarà quello proprio educazione e leadership, e quindi non ci stupiamo che all'interno di questo enorme forum internazionale delle organizzazioni non governative il sorottimist abbia la possibilità di affrontare e di organizzare un evento particolare proprio dedicato all'educazione e alla formazione delle donne. Adesso si tratterà di creare un nuovo framework, di creare una nuova struttura, un nuovo disegno per gli anni a venire, e dentro questo disegno noi vogliamo che i temi della condizione della donna e della parità di genere siano sicuramente riconosciuti, non in generale come lo erano negli obiettivi del millennio, ma siano riconosciuti per quello che sono. Nello stesso tempo dobbiamo dire che l'Europa sta anche preparando un nuovo schema.